Il progetto Clou Cocktail e Champagne nasce da un'idea di tre amici, io, Francesco e Giovanni, che affascinati da questo palazzo del 1792 abbiamo preso ad esempio l'affresco all'interno del palazzo e abbiamo deciso di svilupparci attorno una struttura ricettiva che potesse essere un qualcosa che abbracciasse varie tipologie di cocktail, di cantina e anche di cucina. Questo insieme, questi tre elementi ci hanno portato appunto alla realizzazione del nostro progetto. Nel nostro locale è possibile, grazie anche alla bravura del nostro barman Gianni Altavilla, assaggiare tantissimi cocktail fatti con prodotti di prima qualità, di prima scelta. E abbiamo una cantina che comprende circa 60 etichette, sia di vini che di champagne, Franciacorta e metodo classico. E in più abbiamo anche uno chef che fa preparazioni fredde, dove è possibile appunto degustare quattro tipologie di tartare, due tipologie di tartare di pesce, due tipologie invece di tartare di manzo, una selezione di prosciutti tra cui amon iberico e una selezione di formaggi Beppino Uccelli. Abbiamo anche una carta dei dolci, dove ci sono tre dolci accuratamente selezionati dal nostro chef Vincenzo Natale, una sala distillerie e sigari dove sono presenti più di 100 bottiglie di distilleria provenienti da tutto il mondo. Abbiamo anche una selezione di sigari che è possibile degustare appunto nella nostra sala contemplazione. Perché noi abbiamo deciso di partecipare al Resto a Sud deriva anche da un consiglio nato dal nostro commercialista Silvio Nobis, che sentendo il nostro progetto, la nostra idea, ci ha subito proposto di avvicinarci allo studio Master Project del dottor Picone. Da subito c'è stata una forte affinità con loro, abbiamo discusso in merito al nostro progetto, ci hanno aiutato a limare tanti particolari che inizialmente noi non avevamo calcolato e grazie a questo siamo riusciti a presentare una proposta valida e fattibile della nostra idea. Grazie a loro abbiamo superato tanti ostacoli, siamo andati avanti, non ci siamo fatti demordere nonostante le tempistiche burocratiche normali presenti in Italia, siamo andati avanti insieme a loro, abbiamo sempre avuto loro presenti a fianco a noi, sempre disponibili, anche una chiamata per sapere un'informazione, per capire le tempistiche, per capire come muoverci anche con i nostri fornitori, come potevamo andare avanti con i lavori. C'è sempre stata, non siamo mai stati soli in questo lungo percorso. In più, loro anche dopo ci hanno tenuto a informarci su qualsiasi altra forma di sgravio a cui noi potessimo partecipare e cercano di tenerci sempre informati su tutte quante le possibilità che poi vanno avanti. È nato alla fine un vero e proprio rapporto di amicizia e di stima che è fondamentale ed è soprattutto molto raro oggi nel mondo lavorativo. Il Clou Cocktail Bar Champagne è aperto dal mercoledì alla domenica, il locale è polivalente, quindi possiamo tranquillamente ospitare feste ed eventi. La nostra idea principale è quella comunque dal mercoledì alla domenica di offrire una proposta ai clienti che sia anche di intrattenimento, per esempio noi stiamo lavorando su un mercoledì come serata jazz. Quindi ci sarà sempre una band presente, un vero e proprio festival. La nostra idea è quella di creare un vero e proprio festival che durante gli anni si porti avanti all'interno della nostra struttura. In più la domenica abbiamo una serata con DJ set di intrattenimento per età tra i 25 e i 35 anni. E in più durante le altre giornate invece siamo aperti sempre con musica di sottofondo e di accompagnamento per tutte quante le serate. Il locale è aperto a feste private, abbiamo intenzione di organizzare molti vernissaggi all'interno della struttura perché gli spazi ampi e la storicità del palazzo lo permettono ampiamente. Per questo periodo è presente all'interno della struttura un'esposizione dell'artista Marco Coda. Siamo a Marcianise, in via Domenico Santoro numero 39. È gradita la prenotazione per servire al meglio la nostra clientela. Ci potete seguire sui social, sia su Facebook che su Instagram. Il Clou Premium Bar è l'account da seguire. E in più, lì all'interno delle stories sarà presente con un continuo aggiornamento sui nostri eventi, le nostre serate e anche i nostri eventi privati.